Non so davvero da dove iniziare. Ho tutti questi pacchi più questo che è una cosa a parte da aprire e lo facciamo qui sul canale, qui su Luca Toselli Nerd Retro, come al solito in un nuovo episodio di Poche Posta e non solo. Come al solito vi chiedo un solo supporto, un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale. Non vi chiedo altro. Buona visione. Vorrei partire da questo signore qui, perché come in occasione dell'ultimo episodio di Posta Aperta, non contiene carte, bensì una cartuccia da esplorare insieme. Tra l'altro ci tengo particolarmente a ringraziare il ragazzo che mi ha venduto questo oggetto per un motivo. Intanto ve lo mostro, stiamo parlando di una versione di Pokémon Zaffiro Alpha. Io in realtà già possedevo questa cartuccia, ma non la trovo più, è andata dispersa, non ho idea di che fine abbia fatto ed è molto strano perché comunque è una cartuccia abbastanza recente e il problema è che dentro quella cartuccia io avevo salvato tutti i Pokémon più importanti che possedevo e che avevo portato dal Game Boy Advance direttamente da Zaffiro, anche la mia cartuccia di Zaffiro che magari potremmo esplorare insieme qui una volta a livello di salvataggio. Tutti i Pokémon, da quelli che avevo catturato all'interno del GameCube con Pokémon XD, cioè era tutto lì dentro. Data dispersa. Anni e anni di ricordi cancellati completamente. E allora ho deciso di acquistare una nuova cartuccia, tanto perché è un gioco interessante da avere in collezione, ma in seconda battuta perché appunto mi mancava. Ringrazio un ragazzo che me l'ha venduta perché è riuscito a riconoscere dal mio Vinted chi ero, segue la YouTuber League e quindi ha deciso di farmi uno sconto speciale proprio per via di questa cosa qui, quindi grazie mille. E adesso andiamo ad esplorare questo salvataggio, tra l'altro ci sono ancora tutti i manuali, quindi perfetto, tutto bene. E dato che si parla di mega evoluzione, direi che questo è un buonissimo momento, no? Per parlare di Pokémon Zaffiro Alpha. A tal proposito, fatemi sapere se volete un video in cui vado a fare la mia prediction di quelli che potrebbero essere i Pokémon starter di leggende ZA e ovviamente anche delle mega evoluzioni che vedremo. Tra l'altro non vedo l'ora di avere qualche spoiler in più, eh? E mentre qui si carica la regione di Hoenn, sono curioso di vedere che tipo di salvataggio abbiamo acquistato su Vinted. Ok, direi che ci siamo. No! No, Sam, 9 minuti, almeno lo starter. Peccato, perché no, forse nemmeno lo starter. Sì, dai, lo starter dovrebbe esserci. Torchic. Alla fine era stato scelto Torchic per avere un Blaziken. Peccato, cavolo. Davvero peccato. Solo la lotta con il Pucciena o lo Zigzagoon, insomma. Niente di più. Peccato. Un salvataggio non proprio ideale. Che, se vogliamo, è un po' il contrappasso, dato che vi spiegavo che invece il mio Pokémon Zaffiro Alpha conteneva tutti i miei ricordi. E invece qui non c'è assolutamente niente. Un legame di un certo tipo, mentre andiamo ad aprire questa nuova busta. Ok, qui invece ci sono delle carte. Non ho idea di cosa contenga, ma lo impareremo molto presto. Vediamo quante carte sono. Ah, è una sola, ed è questa, ed è Hypno. Cioè io ho comprato Hypno, perché mi sono reso conto di non possedere Hypno Holo Reverse. Ci rendiamo conto, credo che fosse una delle poche Holo Reverse di 151 che mi mancava, e nel frattempo mi hanno donato anche questo Stunkfish, che probabilmente costa forse anche più di Hypno. Vabbè, mi mancava, d'accordo, mi serviva, cosa facevamo? Quindi non la miglior busta in assoluto, devo essere onesto con voi, un po' deludente, però vediamo anche qui. Tanto c'è il mio nickname di MKM, quindi questo è stato un acquisto di MKM. Stavo guardando perché in inglese, no, il mittente è italiano, quindi è abbastanza anche curioso di leggere delle frasi in inglese, però va bene, diciamo che è poliglotta, internazionale. Andiamo a vedere che cosa contiene questo blocchetto. Non sono tante carte, anzi forse sarà una sola carta a dir la verità, però ormai ho perso il conto di quelli che sono stati gli ordini che ho fatto su MKM. Ok, dovrebbe esserci tutto. Andiamo a vedere prima queste. Ah, cavolo, e io pensavo che queste fossero protezioni. Ok, mi mancava Tangela, mi mancava, serviva all'interno
di 151 come collezione, così come serviva l'energia gold psico, ok, e quindi sono già due carte che andiamo ad aggiungere alla nostra collezione. Ora sono curioso di vedere queste due, ok. Mew EX, un'altra carta che mi mancava. Io, ragazzi, detesto fortemente questo tipo di foilatura. Mi sembra una roba fake degli anni 2000. Però non ci si può fare niente. E l'altra è Wartoltol, visto che ci mancava anche lui all'interno della collezione che stiamo per terminare. Ormai, bene o male, è quasi conclusa, e se volete vedere tutti i video in cui siamo andati a recuperare alcune carte, li trovate tutti qui sul canale YouTube. Sì, va bene, le Gold, le EX, le Alternative Art, ma vogliamo mettere con Hypno lo Reverse? Vogliamo mettere con Hypno lo Reverse? Viva Hypno! Che in realtà per la lore di Hypno no, mi dissocio fortemente. E poi abbiamo questo blocco di carte, queste dovrebbero essere anche qui delle Holo Reverse. Diciamo che questo è un blocchettino un po' più importante, come potete vedere è bello spesso. Andiamo ad aprire anche qua uno degli ultimi video in assoluto di 151, perché bene o male ormai siamo arrivati al termine, e andiamo a vedere quello che abbiamo acquistato. Iniziamo subito alla grande, ok? C'è Magmar, ok, dovrebbero essere sì, Holo Reverse. Vediamo se c'è qualcosa anche dentro le altre buste, no, una per busta, d'accordo. Poi abbiamo Goldin, ma ci rendiamo conto che con tutti i pacchetti che ho aperto, queste erano carte che non ho trovato, cioè non ho trovato Goldin Holo Reverse, d'accordo. Poi c'è Rhyhorn, Execute, Ghastly, tutte carte anche comuni, ma Holo Reverse, dato che la mia volontà era terminare a 151 Holo Reverse, Victreebel, Vulpix, rendetevi conto di che cosa ho dovuto acquistare. Nidoran femmina, c'è qualcosa qui dietro. PG8, cioè davvero non avevo PG8 Holo Reverse. Vabbè, Kakuna, Dragonite, tutte carte che voi magari avrete a bizzeffe che io non possedevo. Snorlax, che fare Snorlax non comune credo che sia una sorta di delitto. Tauros, su Tauros ragazzi c'ho una storia da raccontarvi, devo solo trovare il tempo di mettermi qui e scriverla, ma c'ho una storia incredibile. Hitmonchan, Hitmonlee, mi mancavano entrambi. Executor, quindi tutta la catena evolutiva di Execute. Kingler e Charmeleon anche, mi mancava pure Charmeleon. Ho trovato Charizard DX ma non ho trovato Charmeleon Holo Reverse. Rendiamoci conto dei bassi livelli, ma il numero uno rimane sempre Hypno, che arriva in una busta singola, soltanto lui. E poi per terminare apro anche questa busta qui, che non dovrebbe contenere carte Pokémon, però mi piacerebbe comunque discuterne insieme a voi, e infatti non contiene carte Pokémon, ma contiene carte di Magic. Vi ho portato comunque già qualche contenuto sulle Magic, quando mi arrivano magari tanto in tanto ve le faccio vedere, magari non con la stessa costanza delle carte Pokémon, che apprezzate sicuramente di più. Sto pensando ad un nuovo mazzo Centurion Commander da portare giovedì, quindi domani, alla prossima tappa di Lega, e quindi ho acquistato alcune carte per provarlo, dato che non mi mancava chissà che cosa. Ho detto vabbè dai, senti, si può fare un piccolo acquisto, se riesco a tirarle fuori ovviamente dal top loader con lo scotch. Ok, abbiamo capito perché era attaccato e possiamo estrarre questo blocchetto di carte. Niente di estremamente costoso, vi dico la verità, magari alcuni di voi conoscono anche questa tipologia di carte. Magic è un gioco a cui io sono legatissimo, e quindi spesso e volentieri faccio degli acquisti, anche se magari non sono costosissimi, però sono carte che mi servivano, e anche qui rigorosamente foil, perché il foil è sicuramente meglio rispetto alle carte regular. Poi magari vi farò sapere come andrà questa tappa di Lega, ma ho deciso di montare un mazzo Grixis, il comandante sarà questo signore qua, molto molto interessante come carta, e ovviamente i token che utilizzerò nel mazzo saranno carte di Pokémon. Quindi fatemi sapere un pochettino se giocate a Magic o conoscete alcune di queste carte che ho appena acquistato. Signori, il video finisce qui, non ricchissimo oggi questo spacchettamento, devo dirvi la verità, però qualche carta chicca l'abbiamo comunque sbustata, come ad esempio Wartortle,
o come tutte le carte di 151 speciali che abbiamo acquistato in questi mesi. Ora tocca a voi, sbizzarritevi nei commenti. Spero che vi siate rilassati a guardare qualche cartina. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.